Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Sono stato male un paio di giorni, quindi purtroppo la win streak, non tanto la win streak questa, ma quella che avevo cercato di fare, o meglio, la partecipazione a 31 daily challenge consecutivo, purtroppo non sono riuscito a farla perché sono stato male fondamentalmente. Oggi proviamo a fare un po' di run, non sto ancora tanto bene. Proviamo a fare un po' di run con The Lost per cercare di fare quel discorso che dicevamo di non prendere oggetti, non prendere niente, non prendere un cavolo di niente, non prendere niente. Me lo continuo a ripetere perché non devo prendere niente, ricordatevelo, perché non devo prendere niente. Quindi cercheremo di finire e sconfiggere The Lamb senza prendere neanche un oggetto, neanche una cavolatina, e proviamo ad arrivare fino ai patti col diavolo, che è la cosa che potrebbe aiutarci non poco. Come al solito vi ricordo che qua sotto in descrizione avete il chiacchier Isaac per potermi consigliare qualcosa di cui parlare. Vedo che è tornato un pochino a ripopolarsi, mi fa molto piacere. Io aspetto un attimo, non prendo proprio tutti subito, vorrei che si riempisse un pochino di argomenti prima di cominciare a parlare, anche perché di cose di cui voglio parlare ce ne sono. Attenzione che avevo quasi preso danno e devo stare attento a non prendere né cuori, né bombe, né monete, ma ad esempio queste le posso prendere. One Max Larger non mi piace tanto come pillola, però va bene lo stesso, vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro. Qua abbiamo finalmente finito questo stanzone. No, non abbiamo finito, c'è ancora quello invisibile qua, maledetto lui. Quella bomba non posso prenderla, andiamo pure avanti di qua. E qua c'è il boss. Vediamo prima se riusciamo a fare una cosa del genere. Ok, perfetto. Siamo risparmiati un po' il casino. Lì c'è anche una... Se trovo un oggetto attivo diverso dal D4 potrebbe anche essere il caso di utilizzarlo. Attento a non prendere quello. Devo avere 100 scritto là sopra come cosa, non deve cambiare a meno che non voglio aumentare solo le chiavi, che è l'unica cosa che posso prendere effettivamente. Intanto vediamo anche di non far spawnare le cose dove non dovrebbero. Questo è Bloody Lust, che non credo ci serva un cacchio, perché se non sbaglio si attiva col danno preso e sono The Lost, quindi danno preso non ce n'è. Perché se prendo danno muoio, quindi ciccia. Vediamo pure di andare contro il boss, vediamo chi è di bello. Ed è Ragman, ok. Ci metteremo un po' a sconfiggere. È Ragman nero, quindi quello che mi preoccupa un po'. È un po' più facile da affrontare, se non mi ricordo male, perché è quello che genera i ragnetti piuttosto che quelle altre cose che sono un po' più difficili da sconfiggere. Quindi lui vediamo di affrontarlo così. Sì, no, pensavo c'entrasse con la... non è il Bloody Lust, ma è Lusty Blood, o comunque l'altra che man mano che uccido nemici mi dà un bonus. In questo caso no, è quello che in base a quanto danno prendo, non faccio. Però comunque è un primo boss che è facile, perfetto. Non prendiamo quel cuore, ci prendiamo Box, che ha tutto quello che non dovrei prendere. La chiave me la prendo, la carta è una carta dei Lovers che non mi serve, mi prendo Blister, il resto lo lasciamo qua, questo è I'm Drowsy, andiamo giù e vediamo che cosa ci sono nei patti col diavolo. Devo trovare un patto col diavolo veramente buono, doppia Curse of the Blind di seguito è quello che non ci vuole purtroppo in questa run, però va benissimo così, vedremo di farcela piacere lo stesso. Vediamo di andare contro questo. Quella non posso prendere, andiamo di qua. Ok. Ciao Lust. Ti blocco lì. Perfetto, questa posso prenderla, questa posso prenderla. Ecco, forse domandandomi sempre se posso prenderla o no, posso farcela forse. Poi vediamo di far così. Così evitiamo di prendere danno e abbiamo la protezione delle rocce. Perfetto, la carta la posso prendere. Wheel of Fortune non mi serve, ma usiamolo lo stesso. Andiamo su di qua. Abbiamo la chiave per poter entrare là dentro? Sì. A quanto pare è un bel po' di knockback. Credo sia dato da l'unico oggetto che abbiamo. Vediamo cosa c'è qua dentro.
Proptosi, ok. Proptosi è un buon oggetto perché mi dà un bel po' di danno, almeno. Qui c'è la chiave che mi posso prendere. Lì avrei bisogno delle bombe per poter entrare, ma non ce l'abbiamo, quindi andiamo pure avanti di qua. Vediamo di non prendere danno. Proptosi è un buon oggetto, soprattutto se spariamo abbastanza lontano velocemente. Quella non posso prenderla. Andiamo di qua, continuiamo ad andare in fondo. Ok, qua usiamo le rocce per sollevarci. Sarà una rana abbastanza lunga se tutto va bene. Attenzione a quello. Ok, questa posso prenderla. E andiamo contro il boss, che è il mostro. Quindi mi sto vicino vicino al mostro. Sembro un personaggio, sembro Christopher Walken in non mi ricordo quale film, che c'entra col Vietnam e che fa la roulette russa a un certo punto. Sinceramente non mi ricordo in che film è che succede questa cosa, però mi ricordo l'attore, mi ricordo le scene e tutto quanto. Andiamo pure ad andare contro di lui, ottimo. E vediamo il patto col diavolo anche, cos'è questo, cos'è? Super bandage che non mi serve assolutamente a niente, però mi dà un bellissimo cosa sopra. E vediamo se sono decenti. Duality, ok. E we need to go deeper. We need to go deeper, buono perché mi fa saltare dei piani, il che non è niente male. Duality invece mi dà il patto con l'angelo slash diavolo, quasi assicurato se non mi ricordo male. Quindi andrò in tutti i patti col diavolo. Però we need to go deeper forse addirittura meglio. Beh, proviamo a fare un po'. A questo punto vediamo di utilizzarlo come modo per scappare in caso di emergenza. Quella non voglio neanche aprirla, per non rischiare. Ok, qua facciamo così e possiamo passare qua dietro. Ah, lo sapevate che si può passare dietro? Quello esplode. Tra l'altro posso fare anche una cosa del genere, la uso per vedere se c'è questo. Non posso prendere niente, quindi per vedere se c'è un black market, un mercato o un crawl space, insomma un oggetto in più non guasterebbe. Ci stiamo facendo tutta la running blind praticamente perché non riesco a vedere un oggetto che sia uno, però per adesso siamo abbastanza fortunati, la sento abbastanza buona come possibilità. Non mi tiro troppa sfiga, cioè prendiamo con calma. Questa posso prenderla e continuiamo ad andare avanti. Ottimo, che così abbiamo la stanza dorata, che è quella che mi serve. Non abbiamo la certezza di patto col diavolo. Devo ricordarmi se Duality mi dà la certezza col patto col diavolo o no. Quella te la giochi tu, io vado di qua e ho ancora questo ed è Spelunker Hat. Ok, che dovrebbe mostrarmi le stanze segrete, che però non mi serve a niente a me. Quindi ciccia, qua dentro c'è roba che non mi interessa, però mi dice che la stanza segreta è qua sopra e io invece vado qua. Ok, uno l'abbiamo distrutto. Ottimo. Stiamo sempre lontani, a debita distanza. Stiamo lontani anche da quelle che non si sa mai. Aiuto, dodge incredibile. Andiamo ad affrontare il boss. Adesso potrei fare due cose. Potrei tenere carico We Need to Go Deeper in caso di boss brutto. Oppure lo affrontiamo. Andiamo ad affrontarlo. Ok, e Pip è un boss brutto per me. Non mi piace per niente Pip, però prendendosi con calma dovremmo riuscire a farcela lo stesso. Anche perché voliamo, quindi. E abbiamo anche un po' di knockback, che non è male.
Noi possiamo attaccarlo da relativamente lontano, se gli facciamo danno magari. Cosa importante è che riusciamo a respingerlo indietro. Con gli occhi lì riusciamo a incastrarglieli dietro. Potrebbe essere utile. Attenzione, ok. Qua ci nascondiamo qua. Ho fatto un dodge incredibile. Aia, questo mi ha beccato. Però sono riuscito a sconfiggerlo, ottimo. Non abbiamo duality assicurato, perfetto. Questo cos'è? Dead Lost Coin, che mi dà la moneta fortunata che non devo prendere. E a questo punto andiamo giù. Sì, e a questo punto potrei saltare un piano direttamente adesso, perché non ho la certezza di patto col diavolo, dopo aver fatto una stanza. Potrei cercare la stanza dorata, ecco, quello sì. Allora, questo sì. Andiamo di qua. Che rischio. Incredibile dodge. Matchsticks o blister? Ah, blister è, mi dà più knockback. Sì, forse è meglio blister. Qua ci stiamo qua. Magari mettiamoci qua sopra. Perfetto, quella no. Qua dentro c'è qualcosa di utile? No. Proviamo ad andare giù? Ok, qua c'è la stanza dorata e poi possiamo andarcene. Questo esplode. Ok, vediamo qua cosa c'è di bello. Sì, lì l'occhi va bene. Il resto non lo prendiamo. E andiamocene giù. Dobbiamo andare giù, 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 tantissimo giù. Questo è un livello XXL, tra l'altro, che potrei saltare allegramente. C'è il patto col diavolo, però intanto vediamo quali sono gli oggetti della stanza dorata. Attenzione anche a non prendere troppo danno. Cioè, a non prendere danno, appunto. Questo è Dunk Depth. Ok. Quindi mi farebbe saltare un pochino di piani la cosa. Con un livello XXL non è niente male. Questa carta la prendo. La carta del mago, bene. Ok, qua c'è una stanza dorata. Io me ne sto qua. Bello bello tranquillo, nessuno ci corre dietro. Intanto vediamo cosa riusciamo a fare. Lì Loki ci dà un pochino danno a mano con le sue lacrime in quattro direzioni. Lui non dovrebbe generare spari, no, infatti. Perfetto, qua dentro cosa c'è di bello? Questo mi farebbe sparare, no, non mi piace. Proviamo a cambiarla in qualche maniera, ma non posso recuperare. Non posso recuperare monete, quindi è un po' inutile. Attenzione qua. Un po' bruttina sta stanza, però. Fortuna ci sono i buchi. Questo boss, questo nemico qua in realtà è un po' bruttino. Non mi piace, soprattutto quando sono tanti. Quando è da solo è gestibile. Quando sono tanti è un problema. E mi sono preso anche del danno. Andiamo su. Questi esplodono, fanno qualcosa? No. Questo esplode e fa qualcosa? Ok, quello esplode. Questa me la prendo. Full health non mi serve. La carta del mago me la tengo. Qua, stanza facile.
chiave me la prendo, questa la usiamo, posso andare giù direttamente nel womb. Però ho bisogno di prendere il negativo. Quindi questo piano me lo devo fare. Questo piano mi tocca farlo. Qui devo andare. Devo andare nel coso, quindi vabbè, è un livello XXL, ma al tempo stesso non è che mi aggrada più di tanto. Potrei usare Win Into Go Deeper se ce la facciamo per fregare un oggetto nella boss rush. Cioè vado dentro la boss rush, la attivo prendendo un oggetto, ma poi scappo attraverso il portale. Un altro portale, perché devo avviare. Questi esplodono? No, questo non esplode, ma crea i ragni. E col knockback non è niente male, perché posso allontanare questi e poi li faccio riavvicinare quando mi serve. Ho trovato una combinazione niente male anche. Si può fare sempre di meglio, però con quel poco con cui posso lavorare devo farcela lo stesso. Qua facciamo così. Che rischio. Quello non posso prenderlo, andiamo giù. Qui non posso andare, allora noi andiamo, torniamo indietro. Attenzione a non prendere roba, quello non posso prenderlo. Questo posso prenderlo? È una domanda che farò in continuazione. Andiamo su. Qua c'è solo uno. Per avere qualche moneta in questo momento ho solo i 25 cent che posso prendere come oggetto, perché tutto il resto sono monete raccoglibili e non devo raccogliere roba. Quindi l'unica maniera per avere qualche soldino è prendere un oggetto che mi dà soldi. Se non sbaglio anche il dollaro. C'è come oggetto, se non mi ricordo male, che dà 99 monete. Ok, possiamo andare giù ancora, noi andiamo qua. Quello non posso prenderlo. Attenzione. Quella non posso prenderla. Fare tutto il giro intorno. Quanta energia avete? Morti. Ok, morti tutti. Qua dentro c'è qualcosa di interessante? No. Quello non posso prenderlo, andiamo su. Questi che saltano sono bruttissimi. Sono molto imprevedibili. Però io posso starmene qua. Ok, ha generato monete che non mi interessano. Che tensione. Ci sarà tensione tutto il... cosa? Qua ho rischiato di prendere danno. O meglio, di essere toccato e di disattivare il mio Holy Mantle. Vediamo di inseguirlo. Perfetto, quella non posso prendere. Andiamo di qua. Che brutta sta stanza. Ma in realtà, essendo... cioè, questi, visto che vanno in una direzione sola, in teoria mi danno la possibilità di far così e muovermi un attimo di lato, di pochissimo, e siamo a posto. Aiuto! Rischio tantissimo, anche lì rischiato. Andiamo di qua. Lasciatemi vivere, per favore. Rischio. Anche qua ha rischiato, ma siamo ancora vivi. Quella non posso prendere, andiamo giù. Fate trovare il boss, per favore. I boss. Quella non posso prenderla, andiamo di qua. C'è una carta ai priestess. No, non voglio rischiare di prendere danno inutile.
Ok, andiamo avanti di qua. Siamo sopravvissuti. Oh, eccoli qua i boss. Meglio? Le locuste di Famine? Mi darebbero una mano a fare un po' di danno. Andiamo a cercare l'altro oggetto. Proviamo ad andare a cercare l'altro oggetto. Non devo prendere oggetti, non devo prendere niente, non devo prendere niente, non devo prendere niente. Qua c'è una cuore spirituale che non devo prendere. Io continuerei ad andare verso il basso. Quella non posso prenderla. Questa non posso neanche aprirla. Aiuto. Mamma mia. Andiamo di qua. Le chiavi sì, posso prenderle. Lì c'è una roccia spirituale anche. Qua non c'è una roba che mi interessa, quindi uccidiamoli e andiamo via. No, quella non va bene. Andiamo giù. Questa è una chiave che posso prendere. Allora andiamo giù. È proprio l'ultima stanza, la quella che voglio io. Attenzione a questi che saltano in giro. Uccidilo prima che possa saltare. Questo esplode. Ok. Attenzione a quello che salta. Ok, perfetto. Vediamo che cos'è la cosa. Attenzione a questo che esplode. Ok, questa è una feromone, va bene. Potevo usarla magari dentro una stanza. Che rischio. Lì c'è una roccia spirituale, una cuore spirituale che non devo prendere. Questo non posso prenderlo, andiamo di qua. Ok, finalmente l'abbiamo trovata. Via via tutti, via tutti. Probabilmente userò la carta del mago dentro il combattimento con mamma. Ok, sono ancora vivo. Grazie Famine che mi stai generando un po' di mosche, mi sa. No, in realtà no. Però va bene lo stesso. C'è un premio in giro? No, che non lo vedo. Allora, bella domanda. Questa è l'invincibilità. Che non sarebbe male per affrontare mamma. Però se affronto mamma mi perdo il Winnetugo Deeper, che mi aiuterebbe a superare utero. Un utero sicuro e basta però. Quindi a questo punto teniamoci questo, che è molto meglio. E andiamo a affrontare il boss. Sì, salterei solo un piano praticamente adesso. Quindi, perché dopo c'è utero 2 e non possiamo saltarlo. E poi c'è Shoal e non possiamo saltarlo. Quindi andiamo così. Dunset lasciamolo stare, il cappello, il baucotto. E andiamo su ad affrontare i boss, perché sono due. Allora. Partiamo con ta-ta-ta-ta, Monster 2. Dovrebbe saltare due volte, generare le mosche, vomitino e poi via. Le sue mosche si spaccano sempre a sopra e sotto a croce. E anche lui fa i cose solo a in tutte le direzioni non strane. Almeno da quel punto di vista è abbastanza prevedibile.
Che rischio. Continuo a sparare senza sosta. Ok, ce l'abbiamo fatta. E mi dà Speedball, che mi dà un po' più di velocità, e quello non posso prenderlo, quindi andiamo ad affrontare mamma. Hop, hop. È già finito l'invincibilità. Porca. Dura un cacchio l'invincibilità. Vabbè. Io continuo a distruggere il nostro shuttle, che fa comodo per il movimento. Aia. Aia aia aia. No, cosa mi è toccato? Mi ha toccato la mano. Maledizione, non è neanche spawnata fuori, praticamente. Cavoli. Cavoli, cavoli. Ce l'avevo quasi fatta. Cioè, ce l'avevo quasi fatta. In realtà mancava ancora un bel po', ma era una buona opportunità. E va bene, vedremo di rifarlo allora nel prossimo episodio. Io sono East Brave, grazie ancora della visione. Namaste, be brave.